Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti nell'ultimo episodio in cui andiamo a buildare i campioni per il nostro team inammazzabile con Helicat, Sventura e compagnia cantante. Allora, il sondaggio è stato combattuto abbastanza, in particolare fra Martiri e Frangiteschi, e alla fine l'ha spuntata Martiri e sono molto molto contento. Sebbene anche Frangiteschi nel mio account avesse bisogno di un po' di amore, come sapete io non amo molto il buff contrattacco perché tende ad allungare molto i tempi di percorrenza delle varie run. Io non ho più bisogno di questa meccanica del clan boss e quindi non ho neanche più bisogno di questa tipologia di campioni. Di fatto io non utilizzo Frangiteschi nella rispettiva cripta e neanche Martiria, strano ma vero. Quindi Martiria nel mio account era lì a fare la muffa, poverina, e quindi sono proprio contento di averla potuta riabilitare ed inserire in questo team che, dico subito, terrò a disposizione della community. Posso permettermi di tenere questi campioni ad esclusivo utilizzo per quel particolare contesto. Di fatto non mi serve Helicat in altri posti, mi potrebbe servire Sventura, ma posso tranquillamente utilizzare Tuanarak con lo stesso identico proposito, e tutto il resto del team può tranquillamente variare. Quindi insomma posso decidere insomma di tenere questo team a disposizione per chi volesse vedere qualche particolare DPS in futuro, e già ho un po' di candidati che vorrei portarvi. Ad ogni modo, il campione di oggi è la nostra Martiria, campione naturalmente di tipo difesa dello spirito leggendario del Sacro Ordine, molto molto bella oltretutto e davvero buona in termini di statistiche, quindi la base di partenza è davvero molto solida. Inoltre i suoi moltiplicatori sono dignitosi, in particolare quelli della sua A1. Lei ha due destrezze che attaccano alla A1, naturalmente, che può andare anche a ridurre la difesa, e questa cosa ci va benissimo, e poi anche la sua 3 che potrebbe provocare eventualmente ad area e poi andare a ridurre l'attacco. Entrambe queste cose a noi non importano perché saremmo inammazzabili fondamentalmente nei due turni in cui il boss attacca ad area, basando il proprio attacco sull'attacco, ecco, mentre saremo semi invulnerabili grazie allo scudo nel momento in cui il boss tira il cazzottone, che come sappiamo non è basato sull'attacco ma semplicemente sui massimi HP del nostro campione che viene colpito. Quindi ridurre l'attacco in quel turno non ci servirà. Di fatto noi possiamo rinunciare a questa destrezza, possiamo bloccarla. In tutti i test che ho fatto è conveniente fare proprio questo, è conveniente non permetterle di utilizzarlo, perché comunque una destrezza ad area ha sempre moltiplicatori leggermente più bassi rispetto ad una target singolo, anche se stiamo parlando di un attacco, di una skill primaria. Quindi la nostra combinazione sarà utilizzare contrattacco e aumenta difesa ogni tre turni, immediatamente prima della AOE, della prima AOE del boss, e in tutti gli altri contesti utilizzare la A1, avere un'ulteriore possibilità di andare a ridurre la difesa e combinarsi quindi con Helicat che va a mettere l'indebolimento. Allora, parlando dei set, ancora una volta non ci sono set particolarmente indicati per Martiria, perché non possiamo, comunque non vale la pena, ecco, utilizzare un set riflesso per esempio, perché noi ci importa che lei metta il contrattacco in quel particolare turno. Se questa skill viene ridotta in termini di tempi di ricarica, ebbene comincerà a mettere il contrattacco a caso, andando a compromettere poi il risultato finale. Quindi non ci importa il set riflesso, così come non ci importa per esempio il set rappresaglia, perché il set rappresaglia viene annullato dal contrattacco, quindi di fatto faremo una build per non ottenere alcun tipo di beneficio. E allora a questo punto tanto vale andare a far fruttare le statistiche. Se potete farla in selvaggio, fatela in selvaggio. Se potete realizzarla nel nuovo set, ecco, con un po' quello, il set istinto, insomma, ecco, con un po' di attenzione al fatto che comunque quel set conferisce velocità, ben venga. Altrimenti cercate di dare le statistiche. Attenzione al set percezione, perché mi va benissimo, mi vanno benissimo i 40 punti di precisione, ma quel 5% di velocità in più potrebbe rompervi un po', quindi grande grande attenzione, fate bene i vostri conti, sapete come fare. Le statistiche raggiunte sono le seguenti: 44.000 HP e 5.000 di difesa. In questo caso la difesa e gli HP non ci importano,
perché lei non deve essere mai presa di mira dal cazzottone. Perché è scoperta? Dopo andremo a vedere questa cosa nel simulatore, quindi non preoccupatevi perché si capisce meglio andando a guardare. La velocità è di 164, quindi la più lenta. In questo modo lei agirà per ultima, quasi per ultima, perché dopo di lei ovviamente agisce Helicat che va a coprire tutto il team. Agisce per penultima, ecco, prima della prima OE del boss, andando a mettere contrattacco e quindi permettendo a tutti i nostri alleati di contrattaccare per due volte, per entrambi i turni in cui il boss va a fare il suo attacco ad area. 103 di tasso va bene, 236 di danno non è tantissimo, però grazie a Farakin saremo quasi sempre coperti anche dall'aumenta danno, quindi siamo a 266 praticamente. 150 di resistenza non ci importa, mentre 277 di precisione è più che sufficiente per lavorare anche con il boss incubo, ultra incubo. Allora, per raggiungere queste statistiche abbiamo utilizzato naturalmente uno standard precisione, qui c'era anche un po' di velocità e difesa, poi danno decisivo naturalmente con difesa, HP e precisione, qui difesa con difesa rollata purtroppo solo una volta. Avrei potuto rubare un fantastico anello alla mia Venere, ma credo che glielo lascerò, chissà sa. Poi naturalmente difesa percentuale negli stivali, qui purtroppo ce la doppierò al suo attacco, ma mi accontento, però c'era anche il tasso e la velocità. Qui difesa sempre con precisione tasso e difesa flat che ci prendiamo, poi danno decisivo con velocità e tasso e difesa, e sopra stesse statistiche, quindi danno, precisione, velocità e tasso, tasso, velocità e difesa, e anche qui tasso 3 roll con precisione, velocità e danno decisivo. Quindi avete visto, ho cercato in quasi tutti i pezzi statistiche che potessero essere utili alla causa. Le maestrie scelte sono le seguenti: percorso attacco classicissimo chiudendo con maestro bellico, niente di più semplice, mentre percorso assistenza facendo slalom in tutte quelle maestrie che non posso utilizzare come questa e questa, però mi sono preso cecchino che aveva perfettamente senso e anche maestro di malefici. In questa particolare build avrei potuto prendere anche tradizioni d'acciaio ottenendo un po' di difesa, un po' di HP, un po' di danno decisivo in più, è vero, però per adesso preferisco tenerla così, poi si vedrà. Di fatto ho mantenuto le maestrie che aveva precedentemente la mia Martiria quando ancora la utilizzavo nel primo team inammazzabile con due mangiauomini, e lì in quel caso l'avevo fatta con 7 velocità e quindi non potevo utilizzare tradizioni d'acciaio, ma in questo caso potrei anche permettermi di farlo. E allora adesso recuperiamo molto rapidamente il simulatore. Innanzitutto dobbiamo ricordare che il team entra in sincrono a partire dal turno 3 in poi, anzi anche dopo, dal turno 6 in realtà noi siamo perfettamente in sync, e almeno una botta senza protezione la prendiamo, però avendo quasi tutti i campioni di tipo difesa o comunque campioni in cui abbiamo curato queste statistiche non sarà un grosso problema. Noi andremo ad utilizzare la nostra martiria con le velocità di Immacolata in questo caso, quindi per una maggiore comprensione vado a cercare Martir e mettiamo dentro lei, così abbiamo anche riferimento a disposizione. Allora, innanzitutto scudo, dobbiamo capire un po' la cosa dello scudo. Il nostro Helicat va a mettere lo scudo qui, quindi prima della seconda AOE del boss, però dopo agisce Martiria, ne consegue che lei perde un turno di scudo in questa posizione. Quando poi lei prende turno per ultima prima del cazzottone ha perso lo scudo, infatti vedete che qui lo scudo lei non ce l'ha più, significa che durante il cazzottone lei non è coperta. Come fare? Perché potremmo pensare che il boss attacchi a caso, ebbene non è così che funziona, e nei team basati sul buff blocca danno la cosa è tremendamente semplice: il boss attaccherà a favore di affinità andando in sequenza, quindi partirà dal leader, il leader è favorevole per attaccarlo dal punto di vista dell'affinità, allora attacco il leader, altrimenti vado avanti con il piano di battaglia. Siccome noi abbiamo già un campione verde che è Helicat, allora semplicemente mettiamo Helicat leader e Martiria l'andiamo a lasciare indietro nella disposizione dei campioni e non verrà mai colpita, questo ve lo garantisco perché ho fatto già una
ventina di prove abbondanti e non è mai stata colpita neanche una volta. Quindi vi assicuro che questa cosa funziona, ma andremo a vedere in azione poi nel video di venerdì. Un'altra cosa molto importante è capire quando mettere questo contrattacco e la posizione ideale è questa. Martiria deve mettere contrattacco qui perché la rotazione sarà un turno di tempo di ricarica, due turni di tempo di ricarica, contrattacco, un turno, due turni, contrattacco, un turno, due turni, contrattacco per tutto il resto della partita. Quindi noi non possiamo permetterle di utilizzare subito qui il contrattacco perché altrimenti lo fa dopo la prima OE e perdiamo un sacco di attacchi, quindi ci conviene temporeggiare. Questo team potrebbe partire in automatico fin dal turno 1, ma se utilizziamo Martiria ci conviene aspettare, tanto il setup è molto molto breve, stiamo parlando di un minuto, minuto e mezzo in base a quanto siamo veloci, e mettere un delay di qualche turno, meglio di due turni qui. In questo modo Martiria andrà a mettere il contrattacco in questa posizione e vedete che tutto il team avrà il contrattacco durante questa OE e anche durante questa. L'unico campione che perde il contrattacco è Helicat, ma non è un problema perché tanto Helicat contrattacca comunque grazie alla sua passiva ed è importante capire che queste due cose non possono avvenire contemporaneamente. Quindi non contrattacca due volte perché c'è il contrattacco e perché c'è la sua passiva, o contrattacca per un motivo o per l'altro. Quindi in questo caso avere o no il contrattacco non ci cambia. Di fatto tutto il team contrattaccherà sia in seguito alla prima che in seguito alla seconda AOE del boss. Questo è molto molto importante. Bene, con questo in mente, raga, non ci resta che combattere. La cosa la faremo venerdì, quindi tra un paio di giorni. Affilate le lame perché sarà un video in cui andremo a recuperare un po' tutto quello che è stato fatto molto rapidamente per poi fiondarci sulla battaglia. Molto molto bene, raga. Ok, detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, lasciate i vostri commenti qua sotto con tutte le vostre domande in proposito, perché se fate questo, Martiria lascerà i voti per diventare papabile come vostra compagna di vita e infine, come dico sempre, siete furiosi, ma rimanete bradipi.